Il crescente successo di tutti i modelli Victus Yacht ha portato il cantiere a realizzare una nuova ammiraglia, ancora più affascinante, ancora più lussuosa, ma pur sempre in sintonia con lo stile e l'eleganza di tutta la gamma. Invictus TT 460. È lunga 14 metri e 27 centimetri ed ha una larghezza di 4 metri e 43 centimetri, ma si potrebbe allargare. Come? Hanno previsto terrazze abbattibili. Immaginate questa porzione della murata che si reclina sull'acqua per ampliare il pozzetto. Sugli scafi di Invictus, tutti disegnati da Christian Grande, i fianchi sono modellati per attrarre l'attenzione. Una lunga fascia scura inserita in una rientranza racchiude oblò e finestre. Un finto bottazzo, che serve da paracolpi, precede le originali prese d'aria della sala motori. Per evitare di sciupare questa splendida vernice metallizzata, sulle gallocce, prima di dare volta alle cime, si inserisce questa protezione. A prua lo scafo sembra indossare un mantello. Il logo è in evidenza, l'ancora invece è nascosta, forse anche troppo. Il prendisole a prua include un divanetto. Accanto all'appoggiatesta le originali casse acustiche Invictus. Il corrimano quasi non si vede, ma c'è, perché anche qui bisogna essere al sicuro. Le tappezzerie non sono state banalmente cucite, prima le hanno disegnate per contribuire all'eleganza del modello. Il trincarino è addolcito all'esterno, rifinito con teak nella parte superiore e leggermente scavato all'interno per dare spazio a un corrimano che arriva sino alla plancetta di poppa. Non ha un qualsiasi hardtop, questo elemento nasce a prua dove cinge il prendisole, poi sale con montanti che contengono il parabrezza e infine si sviluppa sul pozzetto, allargandosi in prossimità del living, in modo da ombreggiarlo anche quando il sole non è allo zero. Il supporto dell'hardtop è un capolavoro di stile e di tecnica. Lo hanno impreziosito con un TNT bene d'acciaio, guardate poi la sua curvatura sinuosa, ma soprattutto è solido. Lo hanno ancorato sul fondo della barca, non sul piano di coperta. Il mobile cucina ha un proprio spazio di lavoro che serve anche da corridoio tra una murata e l'altra. È allestito con lavandino, frigo a pozzetto, freezer, cassettiera, sotto le sedute altri gavoni e in uno c'è la zattera di salvataggio. La bellezza è anche purezza delle linee. Gli altoparlanti, i parabordi sono a raso nella fiancata. Il living accoglie 8 persone con 2 divani prospicienti, 2 tavoli estendibili e ad altezza variabile. Abbassandoli si forma la terza zona relax. Il prendisole è inserito nelle forme della coperta che sono state disegnate per dare bellezza anche a questa zona, solitamente non così elaborata. Sotto un garage per il tender da 250 cm e l'accesso alla sala macchine. Il marchio nel coronamento è l'ennesimo dettaglio che fa di questo yacht un elevato esempio di design. La piattaforma di poppa può essere di tipo immergibile, un'opzione piuttosto rara su barche di questa tipologia e certamente molto comoda. Guardate queste poltrone, da quanti elementi sono composte, come sono accuratamente rifinite. Ma questa è Invictus. All'esterno potete cambiare i colori, gli accessori. Negli interni le possibilità di personalizzazione sono ancora più ampie, dal layout agli arredi.
approva la cabina con letto matrimoniale, molto alta, con quattro finestre sui passavanti e due sui fianchi. Ci sono armadi con originali ante a righe e portaoggetti sui fianchi. Tutto è stato disegnato apposta per questo modello, anche le maniglie. Questo vano potrebbe essere sostituito con una lounge con mobilio di servizio per rilassarsi, magari guardando la TV. A poppa due cuccette singole traslabili per formare un unico grande letto. Ci sono i mobili lungo i fianchi e sotto le cuccette e c'è altezza sufficiente per sedersi sui materassi. Le ante degli armadietti si confondono con i rivestimenti. Nel disimpegno, su un lato, il freezer e il frigorifero. Su quell'opposto, il bagno, molto chic. Sotto coperta potete avere un grande open space oppure installare paratie divisorie e porte, come questa a pantografo per separare la cabina di prua. Tutto ciò che vedete può essere realizzato con altri colori, tessuti, materiali. Come fare per immaginarli? Invictus ha preparato un atelier dove si possono guardare e toccare i vari rivestimenti. Un'equipe di artigiani specializzati e fornitori qualificati guida il cliente alla configurazione del proprio yacht. Siamo sul lago d'Iseo per il test dell'Invictus TT460. Questo esemplare è equipaggiato con due motori Volvo Penta da 480 cavalli. Il sistema è l'IPS 650. Per regolare l'assetto ci sono gli interceptor e usiamo il controllo automatico trim assist di Volvo Penta. Diamo gas ed entriamo in planata. Dodici nodi, abbiamo già le sezioni prodiere fuori dall'acqua, la visuale seduti sull'appoggiareni è meravigliosa, perfetta. Anche il panorama non è male, là le Alpi sono già innevate e in effetti fa piuttosto fresco. Anche alle basse andature l'angolo di incidenza è già ottimale per due ragioni. La prima, una carena che è stata modellata nelle sezioni poppiere proprio per avere più portanza. La seconda, i motori spostati verso il centro dello scafo e uniti ai pod drive con dei lunghi cardani. Alla velocità di 20 nodi registro il minimo consumo per miglio, sono 4,6 litri. Ho la sensazione di avere nelle mani uno scafo molto massiccio, molto solido, nessuna vibrazione qui in coperta. L'esperienza del cantiere ha fatto in modo che tutto fosse assemblato nella maniera più rigorosa, più solida. In effetti la costruzione non è leggera, è massiccia. Alla velocità di 25 nodi il trim assist comincia a togliere l'azione degli interceptor. Il consumo è rimasto incredibilmente a 4,6 litri per ogni miglio. È molto docile. Ho la sensazione che anche se non avessi mai guidato una barca, al timone di questo Invictus TT460 mi sentirei comunque sicuro, tranquillo. Tutte le reazioni, dall'accelerazione alla decelerazione, dalla virata, anche quella più stretta, sembrano essere soffici. A 30 nodi mi sembra che abbia un rendimento ottimale, un assetto ideale.
I motori sono a 3300 giri minuto e il consumo di carburante in questo momento è leggermente superiore, ma non molto, 5 litri per miglio. Tolgo il trim assist, agisco manualmente, voglio eliminare completamente l'azione degli interceptor. Eppure lo scafo continua a rimanere steso sull'acqua. E tutto ciò nonostante il peso di una piattaforma immergibile con tutti i suoi meccanismi elettroidraulici. E adesso, a manetta! Il lago oggi è piatto, ma ho la sensazione che anche se trovassi delle onde, questo scafo continuerebbe a essere così morbido, così gentile con chi lo guida e con i suoi ospiti. Provo ad attraversare la mia scia e sono a tutta manetta, a 34 nodi. Ho cercato di formare un po' di onda, ma non ci sono riuscito perché la scia di questo scafo è perfetta, muove pochissima acqua e anche per questo ha un rendimento così notevole. Al timone dell'Invictus TT460 si provano sensazioni che sono perfettamente in sintonia con lo stile di questo modello, raffinato e di gran classe.